Abbassati, 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 Ho mancato un po' l'obiettivo. abbassati! Cari amici, benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft! Ed eccoci su Duwader! Cosa preferisci? Abbiamo già giocato la versione ufficiale di cui vi lasciamo il link in descrizione insieme al link di G2A dove trovate tanti videogiochi e questo periodo estivo quindi è perfetto per trovare qualche bella chicca per rilassarsi in queste calde giornate mentre noi registriamo e io sto sciogliendomi! È fantastico ritrovare anche questa modalità di gioco all'interno di Minecraft, quindi complimenti a Super Trinity per averla creata e questa mappa è 10 volte meglio con due giocatori. E per questo motivo ho costretto Kiria, legata a una pelliccia, a cercare di aiutarmi a soffocare di caldo. Quindi un giocatore, no, due due giocatori, giocatori, sì. sì. Andiamo, Oh, oh, oh. ciao. Dove siamo finiti? Se due giocatori decidono di fare una risposta diversa, entrambi devono scegliere un colore e poi lanciare la monetina. Il vincitore sceglierà la risposta da dare, perché potremmo essere in disaccordo, naturalmente. Uno non è detto che voglia scegliere la stessa cosa, anche perché in questo Woodrader c'è una piccola differenza rispetto al normale. Noi non dovremmo solamente dare la nostra preferenza, ma dovremmo scegliere quale secondo noi è stata la scelta presa dalla maggioranza. Sono morta. Brava! Sono stati intervistati ben 700 tipi per avere una specie di utenza. Ah! Cosa? Cosa lanci la moneta? Una utenza sufficiente per poter fare una statistica piuttosto sensata. E quindi noi dobbiamo capire queste 700 menti malate che cosa hanno deciso. Quindi qui abbiamo, i vari monumenti per tutti i Ma livelli. Che figata! pazzesco! Siamo pronti per partire! Che Dove belle hai? le ali! Queste sì che sono ali come si deve. Va bene, andiamo a scegliere livello a caso. Va bene, dove possiamo andare? Allora ci lanciamo! Io vado di qua, andiamo da quello laggiù, via! Via! Ah, belli, vai che andai! Sono un po' E va bene, lo faccio io per entrambi! mescolare, mi Whee! dispiace. Tranquilla, ci sono io! Ho azzeccato proprio livello 1, meglio che mai! Ho Sì, idea, potremmo comincia! fare che si risponde una volta per uno, per Una esempio. volta per Non uno, fa male no! nessuno. Ognuno deve dire la sua e poi noi togliamo la monetina, seguiamo le regole! Quando una domanda di Would you rather è stata chiesta, dobbiamo scegliere la nostra risposta. Non c'è una risposta scorretta, però se noi scegliamo quella data della minoranza, moriremo! E naturalmente ci dirà la percentuale della preferenza. D'accordo, iniziamo subito e che la fine si avvicini. Zan zan zan! Would you rather avere la tua testa della dimensione di un Leccalecca oppure avere la tua testa della dimensione di un pallone da spiaggia? Io, Anche secondo me, la maggior parte ha scelto la beach ball. secondo me, alla fine un pallone da spiaggia non è poi No, esageratamente è tipo la regina grande. di cuori, semmai, più o Al meno. massimo, Ma ma sì, l'Olipop ma più giocato. l'Olipop, sei piccolino, che sei! Un punto! Dov'è che dovrebbe dire la percentuale? Qui. 24% Ah, il o 76? 76%, bellissimo, è andata bene. Would you rather vivere in un deserto oppure vivere nel circolo polare artico, per Oh esempio? mamma, forse nel deserto è meglio. Tu dici, al Forse. freddo ci si ghiaccia sempre, invece Al nel caldo. deserto si ha un po' caldo, un po' freddo, che le notti sono fredde. Puoi fare i castelli di Puoi sabbia. Me portarti l'aria condizionata però, la invece. rischio? Sì. La rischio? Mi fido di Kira. Certo. No! No! Davvero? Perché? Vedi, mai fidarsi di Ma Kiria? davvero avrebbero scelto nel No. Il nell'Artico? 73%. Anch'io sei nato nell'Artico. E io Scusa, se si no? muore di caldo. Almeno così se Ma io vai vorrei di freddo. nell'Artico ti abbracci con qualcuno, no? Puoi abbracciarti anche nel E deserto? invece nel deserto sì, perché così soffochi. Scusa, che Di notte senso fa ha? freddo anche lì. Preferiresti essere uno zombie o un fantasma? Un Oh, fantasma. scusate, questo è assolutamente uno
zombie, no scherzo, un fantasma. Il 93%. I zombie puzzano. Capiamoci, uno zombie di solito può essere magari veloce, ma spesso è malodorante, gli si staccano i pezzi. È morto. Il fantasma un po' meno morto. Il fantasma magari può passare attraverso le pareti, può svolazzare, è fantastico. Il fantasma ha tutta la vita. Preferiresti essere ricco o famoso? Allora, se tu sei molto 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 famoso, però non sai neanche come a mangiare un pochino di d'acqua fritta, probabilmente non saresti molto contento. Essere molto ricco, anche se non ti conosce nessuno, ti godi la vita, quindi... Secondo me era risposto di più sul Be Famous, ma... quello non avrebbe senso! Ricchi! Va bene. 68%, più di due terzi, assolutamente. Comunque, non avevi detto che ci fosse così poca differenza, però. E invece è importante, perché naturalmente... bisogna scegliere tra essere un eroe oppure un super cattivo. Io vorrei essere un supereroe. Io credo che la maggior parte delle persone tendano a voler essere buoni, perché si sa che alla fine i buoni vincono sempre. Infatti. Quindi sì, 78%. Quindi praticamente l'unico fede è di Kiria. Vai via. Vedi, dovevamo tirare la moneta. Eravamo sempre d'accordo negli altri casi. No, sì, vabbè, ricordiamoci, se siamo contrari dobbiamo tirare la moneta. Non fare come hai fatto tu. Meglio avere fame o avere sete? Meglio avere fame. Io, allora, se uno che muore di sete dà veramente molto molto fastidio. Io devo sempre bere di notte. Sei un cammello. Di notte, di giorno non bevo, ma di notte bevo tutto il tempo. E l'idea di star morendo di sete, secondo me, è più fastidiosa di star morendo di fame. Vado? Quindi, sì! 65%, d'accordo. Preferiresti tornare indietro nel tempo o andare nel futuro? Ma dipende a fare che. Questa il futuro è tosta. Per fare cosa? Non esiste il futuro in teoria ancora. Allora dipende una cosa. Andare indietro nel tempo intende dire molto indietro nel tempo, oppure magari intende hai fatto male il compito di matematica, vuoi tornare il giorno prima, ti alleni esattamente su quello e lo rifai. Perché in quel senso penso che molte persone potrebbero preferire tornare indietro. Ma c'è comunque da dire che qualcuno potrebbe dire no, è settembre, non voglio la scuola, oppure ho l'esame, voglio tipizzarmi esattamente quando uscirò da quella dannata porta senza vivere niente. E credo che chiunque voglia andare il giorno dopo l'esame o l'ora dopo l'esame. Quello sicuramente, però rimane il problema che non è detto che tu possa cambiare le cose, quindi anche quello importerebbe, non è specificato. Potresti anche non poter cambiare le cose. Se tu non puoi cambiare le cose, andare nel futuro non ti serve a niente, serve solo di mi interroga, domani prendo 4. Cioè, ti serve a quello alla fine sapere. Vabbè, allora io provo a pensare che uno voglia tornare nel tempo. Tu sei d'accordo? Vai, siamo d'accordo? Vai. No! La gente vuole andare nel futuro. La gente vuole andare nel futuro. Va bene, va bene. Il 55 è di poco, però. Ci sta, ci sta. Quindi dai, non era così sicura questa, più o meno. Would you rather essere un batterista professionale oppure un chitarrista? Secondo me hanno scelto chitarrista, però c'è da dire che un batterista secondo me è più ricercato, esatto, perché ce ne sono meno i batteristi. È vero, il batterista è fantastico, cioè è stupendo. È quello che dà il ritmo a tutta la canzone. Quante cose riesca a fare. Però se ci basiamo su un'idea statistica, secondo me, la maggior parte delle persone ha scelto il chitarrista. Anche secondo me. Io non lo so veramente, forse mi piacerebbe la batteria. Forse anche a me. Però ho suonato solo la chitarra, quindi non posso dirlo, non l'ho mai provata. Non nessuno dei due. Proviamo questa, sì. Sì, corretto, sì. 61%, non così tanta differenza. Preferiresti poter fermare il tempo ogni volta che vuoi oppure saltare il tempo? Ma potevi farmela prima sta domanda, almeno non la confondevo. Io pensavo a una cosa più simile, skippare il tempo. E vabbè, io credo che se tu salti il tempo, come ho detto, per gli esami può essere una cosa bella, per un momento brutto l'assalto è meglio. Però rendiamoci conto, se magari tu dici voglio saltare solo l'appuntamento con la persona che mi piace, voglio frizzare il tempo così dura di più, anche questa oppure è un'idea. Voglio copiare, quindi fermo tutto, vado a leggere la risposta e torno, oppure mi sto per fare male, a quel punto fermo il tempo, mi risistemo e naturalmente non ti fai più male. Io credo che sensatamente sarebbe meglio frizzare. Fermare il tempo. Vai! Vai! Corretto! Con un 68%. Però sarebbero comodi avere entrambi. Tutto potrebbe essere comodo, però frizzare il tempo, magari se puoi fermare tutto tranne chi vuoi tu, in modo da poter far durare il tempo, tutto il tempo che ti pare.
preferiresti indossare un pannolino per il resto della tua vita oppure non poter più usare una console o un computer? Oh mamma. Non usai mai più una console o un computer, è una tristezza. Pannolino e non è il massimo. Che bello, andiamo in spiaggia col pannolino e vai. Vabbè, io provo a dire che la maggioranza comunque preferirebbe usare dei pannolini piuttosto che non usare la tecnologia. Sì, anche secondo me. Provo? Sì. Infatti. 79%. Oh, mamma, okay. Andiamo a rifornirci i pannolini. Ce l'abbiamo fatta. Cos'è questo? Cosa cambia? Abbiamo preso la prima lana. Questo gioco è fantastico. Vederlo in Minecraft è uno spettacolo incredibile. Prima parte completata. Possiamo andare ad appoggiare il nostro monumento. Bellissimo. Proviamo a fare anche la seconda parte. Vai, vola, volare. Dai, vediamo se ce la faccio. Come si vola poi? Doppio salto al momento giusto e giù. Dai, dai, vediamo. Guarda lì, che creeper sta arrivando. Giù, abbassati, 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 abbassati. Ho mancato un po' l'obiettivo. Felissimo. Livello 2. Abbiamo chiuso il pavimento. Puoi picchiarmi un pochino? No, non posso. No. Cosa? Ah, ti ho picchiato dentro. Ti ho picchiato. Ma dai. Stupendo. Andiamo a fare anche la seconda serie di domande. Che cosa ci capiterà? Preferiresti poter volare, non tipo Kyria, oppure diventare invisibile? Forse volare, perché alla fine invisibile cosa te ne fai? L'invisibilità è impossibile da un punto di vista fisico, perché altrimenti uno rischierebbe di diventare cieco, perché se avessi gli occhi invisibili la luce non sarebbe più come rifrange e tu non ci vedesti più, mentre se tu fossi volare invece potresti fare tutto quello che vuoi. Io credo che essere invisibili ha delle possibilità solamente un po' più in situazioni limitate, mentre volare è comodissimo, ti sposti quando vuoi, quindi io direi vola! No! Ma come? Nella lava? Di quanto? 45-55. Ma davvero? Mi raccomando, nei commenti scriveteci che cosa avreste detto voi di tutte le domande che vi sono piaciute di più. Se volete, di tutte. Altrimenti ne scegliete qualcuna dove magari siete stati in disaccordo con noi o altro e ci dite che cosa ne pensate. Quindi siamo d'accordo però nelle un risposte. Un po' più persone preferirebbero essere invisibili. Io credo invece che probabilmente sceglierei volare. Anch'io. Perché è più bello. Preferiresti trovare nella lettiera dei mattoni oppure delle unghie? Dei mattoni o delle unghie? Io capisco cosa intende. Povero Norvi se uno scegliesse dei mattoni. Ora capisco. Sai quanto pesa prima? Vabbè. Però anche se sono le unghie di Norvi è un problema. Anche le unghie di Norvi sono un problema. Però i mattoni sono molto più utili. Cioè ti costruisci magari quello che... Mattoni! Norvi, no, mi dispiace. Dai, è ovvio che erano le unghie, dai. Dovevo tirare la monetina. È vero. Vabbè, sono andato su quello. Oh, scusa, è comunque 45 a 55, Non è che le persone sanno che cosa vogliono costruire pensando. Ci devo annorvi. Cosa preferisci trovare nella lettiera? Vabbè, sta monetina mi devo ricordare. Allora, preferiresti non usare internet per un giorno a settimana oppure non avere internet per un mese all'anno? Per un giorno mi disintossico da internet, non posso fare niente. Ma non è una droga internet, che è stato sta disintossicazione di cosa? Se invece tu scegli di fare un intero mese, magari come quando sei in vacanza, non puoi sapere nulla. Se ci interessa qualcosa proprio muori, sei bloccato. Hai un giorno a settimana. Allora io... se vuoi scelgo, allora io direi il giorno a settimana. Anch'io. Anche a te? Sì, però non lo so, sì, facciamo un giorno facciamo? A settimana. Facciamo? Facciamo! Sì! 77%. Probabilmente se ci pensate, un mese intero senza fare nulla è troppo perché magari ti interessa anche quella singola cosa e dici non posso. E invece un giorno a settimana dici vabbè, guarderò una cosa in più ieri, ne guarderò una in più domani. Would you rather avere un gatto che parla ma muori in 5 anni? No! Che ne è successo? Ne ha 9 vite. Che ti preoccupi? Vivrà 5 per 9. 45 anni. Sono accontenta. Pochi, dai. Oppure avere un gatto normale che dura 15 anni. Preferisco che Nordi viva più a lungo, stia zitto. Sì, ma non sarebbe no. Attiviamo una moneta. Io dico il gatto parlante di 5 anni. Io che dico... poi risuscita per comunque 9 volte. Io dico quello di 15. Va bene, tiro una moneta. Oh, io cosa ho scelto?
Red? Cosa vuol dire? È la tua. Red wins! Ha vinto Red! Eh no, avevo ragione io. Avevi ragione tu. E dove dobbiamo morire? Dove siamo finite? Cosa succede? No, mi piace, nessuno vuole un gatto parlante. Ci ho provato. Voglio che tu sia zitto. A far parlare Novi non si poteva. Il 68%. Giustamente gli animali è bene che vivano. Ci tenevo solo a fare sta prova così a caso con la monetina. Preferiresti avere tempo infinito o avere soldi infiniti? Se hai tempo infinito puoi fare anche più soldi. Tempo infinito tutta la vita, certo, scusa. Certo. Come tempo? Cioè se hai soldi infiniti e per dire muori il giorno dopo, che te ne fai dei ma soldi? Ma infatti se c'è tempo infinito puoi fare tutti i soldi che vuoi in ma teoria. Ma cosa? Non è che ha detto tempo infinito ma mangi sassi oppure sei ricco e ti puoi permettere lettiera, tutto. Poi sassi. Scusa, io vabbè questa non me la spiego, tempo no, infinito assolutamente. Preferisci trovare nella lettiera dei residui di Norvi che stanno di cioccolato oppure che ogni volta che assaggio il cioccolato sa dei residui di Norvi? Ah, che schifo. Che schifo. Non mangio più la cioccolata a quel che punto. Schifo. La pupù di Norvi mi fa schifo. Dove, no, Ev, non è che ha detto, cioè quindi tutta la cioccolata sa di pupù oppure tutta la pupù sa di cioccolata? Sì. Beh, meglio che la pupù sa per la cioccolata, giusto? Yeah! 70% è d'accordo. E vai. Andranno a fallire tutti i deodoranti per gabinetti. Fallirà anche secondo me la Lint, la perugina. Preferiresti vivere come Shrek o come Ciuchino? Ma preferisci una moglie orchestra e tre orchetti oppure avere una moglie 10.000 volte più grande e dei figli che sono dei mutanti? Ma io preferisco Shrek. Credo anch'io preferirei Shrek. Cioè, no! No! Veramente? Preferisco Ciuchino? Chissà perché. Ma mi piace la vita di Shrek. Oh, noi non siamo mai come la maggioranza, no, te ne rendi conto? Siamo controcorrente. Siamo controcorrente e mi piace sta cosa. 66 a 34. Dai, Woody Runner! Viaggiare fino alla luna oppure viaggiare nelle profondità dell'oceano? Ma non c'è niente da vedere sulla luna, semmai è più divertente andare nell'oceano, c'è più roba da vedere. L'acqua mi spaventa un poco, mentre lo spazio mi piace di più. Perché lo spazio è sicuro, vero? E poi ma c'è Iron Man marziano, sì, che è fantastico. Tre volte. Però naturalmente da un punto di vista preoccupante mi preoccupa di più l'oceano. Andiamo nell'oceano. Però c'è da dire che effettivamente l'oceano credo che sia bello da vedere, perché però deep, cioè lo devi vedere. Sì, ma magari c'è un modo per vederlo, immagino. Bella domanda. Se dovessero dirmi, non è che ti ci mandano così massima, così da bagno. Massima sicurezza, che cosa sceglierei? Nell'oceano più profondo puoi trovare dei tesori fantastici, mentre sulla luna al massimo non trovi niente. Trovi delle cineprese quando fingevano che l'avessero scoperta. Non lo so! Sono quasi per tirare la moneta, ma non Decido lo so. Io. Non ne volevo. Vedi, volevo fare quell'altro! Volevo fare la luna io! Vedi, mai fidarsi di te. 66% la luna! Ma che vuoi lunare? Ah. Ma diventi licantropo. Preferiresti avere gli occhi di un falco, quindi vedere 8 volte meglio, oppure sentire come un montone asciutto, non è vero, ovvero sentire 150 volte meglio. Quindi vedere 8 volte meglio o sentire 150 volte meglio? Assolutamente per me vedere 8 volte meglio. Anch'io sono d'accordo. Perché se senti troppo è un bel fastidio. Sì, ti immagini, vai in discoteca, ci devi andare con il casco. Appunto, no, ma uno non riuscirebbe mai a dormire, no. Perché sentirebbe qualunque cosa. Vada per gli occhi. Uhu, 73, neanche così, o 73, neanche così tanto. Ultima domanda. Preferiresti essere famoso come un attore oppure essere famoso come un musicista? Io preferirei un musicista. Io un attore, mi piace di più essere un attore di un musicista. Allora tiriamo la moneta. Oh, vince il verde. Vince sempre il verde. Vada per l'attore. Sì!
ho perso 56. Vedi che mai si deve fidare basta. Di Kira. Mai. Io sono controcorrente. Quindi preferiremmo tutti essere dei fantastici attori. E voi invece cosa scegliereste? E quindi abbiamo completato i primi due set di domande. E come vedete ce ne sono ben 6 in tutto e altre 40 domande per noi. Ma io non vediamo motivo se ho scelto di essere un musicista e non attore. Sì. Perché l'attore deve fare quello che gli dice lo sceneggiatore o il regista, mentre il cantante può decidere anche autonomamente cosa fare. Speriamo. Non devi ingrassare, perdere peso, perdere capelli o fare chissà che cosa per fare musicista. Puoi fare come puoi, essere come vuoi. Quello è vero. Quindi noi vi ringraziamo tantissimo per essere stati con noi in questo Udurad di Super Trinity Minecraft. Speriamo vi sia piaciuto. Fateci sapere se volete le altre due parti di questa follia con altri set da 20 domande ciascuna. Noi vi ringraziamo tantissimo, state con noi e alla prossima con gli Eternos.